Stacco della macchina con Roger Moore che prova a scavalcare Roccasiana d'Oro, veloce al largo anche Rondi del Bartor, poi Rara Riss SM e Riviera Azzurra, tre a lottare per il comando con Rondinella che insiste in mezzo alla pista, 13 e mezzo il lancio. Roger Moore che fa valere la posizione interna, Roccasiana d'Oro che vorrebbe mandarne solo una, allora la diatriba che prosegue lungo l'arco della prima piegata, Roger Moore che scavalca Roccasiana, Rondinella aria in faccia, 28 e 2, i primi 400 metri ad alta velocità. La squalifica per Rosina del Ronco, a tabellone anche Revap, va Rondinella che chiede strada per il comune di Leporano, sfonda a spesa di 600 addirittura in 42,7. In seconda posizione Roger Moore per Faggiano, poi Roccasiana d'Oro segue in terza posizione per il comune di Massafra, in quarta Raris SM per Castellaneta, Rondinella Bartor perviene al paletto di metà gara in un minuto e una linea, nonostante un rallentamento da treno in 17,3, Rondinella in vantaggio sul penultimo rettilineo, un abbondante su Roger Moore, poi Roccasiana d'Oro al largo fa fatica Romina Lois perché il primo chilometro se ne è andato in 1,16,2, ma c'è 33,2 di 400 intermedi. Mezzo giro alla conclusione, Rondinella per fatti propri, Roger Moore che prova a non perdere il contatto, poi Roccasiana d'Oro quando i cavalli affrontano la piegata conclusiva si torna ad allungare, 14,4,36 i primi 1200 metri con i quali Rondinella Bartur per il comune di Leporano ha preso un margine sempre più evidente a Roger Moore e Roccasiana d'Oro, le posizioni che sono mai mutate per la velocità imposta in avanti dalla leva di Caravia, Rondinella Bartor, Giuseppe Caravia, il comune di Leporano che vola in finale per il secondo posto, termina il numero 4 Roger Moore davanti a Riviera Azzurra, numero 2 al quarto posto Roccasiana d'Oro, 2-1 scarso, 33 la chiusa, 1-15 e mezzo la media al chilometro, il netto primo piano di Rondinella Bartur con Giuseppe Caravia, alla fine emerge proprio la riserva, i colori della signora Brigante Filomena, il training di Giuseppe Caramia, pertanto in finale il comune di Leporano. Al secondo posto il numero 4 Roger Moore che manda in finale anche Faggiano, al terzo sorpresa Riviera Azzurra numero 2 per il comune di Sava, al quarto posto l'uno di Roccasiana d'Oro per il comune di Massafra, 1:15 e mezzo, come detto il riferimento cronometrico, vittoria più che meritata per Rondinella Bartur con Giuseppe Caramia, sfonda dopo mezzo giro. Fa corsa per proprio conto, non si lascia mai avvicinare, la quota al totalizzatore di 3,86, pertanto in finale insieme a Martina Franca, Montemesola, Fragagnano e Monteparano ci sono anche Leporano, Faggiano, Sava e Massafra.